colpisce che anche in paesi così piccoli ci siano queste storie di solitudine, di disperazione, perché certamente io voglio pensare che questo della mamma è stato un gesto di grande amore nei confronti dei suoi figli, di un amore assolutamente cieco, di un amore disperato. Probabilmente si è trovata di fronte a una montagna. Ecco, forse questa montagna che adesso stiamo cercando di aiutarla a scalare. Avremmo dovuto, e dico avremmo tutti, cercato di vederla prima. L'odore in casa era troppo, troppo forte e la mamma sembrava dormire. I fratellini hanno intuito che qualcosa di strano stesse succedendo e non hanno perso tempo. Sono corsi fuori di casa e hanno chiesto aiuto ai vicini. Intraprendenza o istinto di sopravvivenza? Entrambi, probabilmente. Di certo provvidenziali perché una tragedia è stata evitata in extremis. Il fatto, reso noto ieri e subito ripreso dai media nazionali, risale al pomeriggio del 31 ottobre. Alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Sondrio giunge una richiesta di intervento da parte del 118 relativa a un tentativo di omicidio-suicidio ad opera di una donna di Ardenno. Giunti sul posto, i carabinieri purtroppo hanno la conferma che proprio di tentato omicidio-suicidio si tratta. La donna, 46 anni, ha cercato di togliersi la vita tagliando il tubo del gas all'interno dell'appartamento dove viveva insieme ai due figli piccoli. Piccoli ma coraggiosi perché appunto accortisi dell'odore del gas e dello stato di non coscienza della mamma, non hanno esitato a coprirsi la bocca con i vestiti che indossavano e a precipitarsi dai vicini per chiedere aiuto, giusto in tempo. È bastato infatti che questi interrompessero il flusso di gas e staccassero la corrente elettrica. Con il ricambio d'aria poi la donna è rinvenuta e purtroppo prima dell'arrivo dei carabinieri ha cercato di allontanarsi, ma è stata bloccata. I bambini, trasportati all'ospedale di Sondrio dopo aver ricevuto le cure del caso, sono stati affidati a una struttura protetta. La donna invece è stata ricoverata. Un episodio davvero brutto, sconcertante, anche perché è avvenuto in un paese piccolo dove simili casi di fragilità non dovrebbero sfuggire. Da sindaco, da rappresentante di questa comunità, vorrei proprio manifestare lo sconcerto che abbiamo provato di fronte a questa cosa. Dico abbiamo perché l'abbiamo provato, penso, proprio tutti. Nessuno avrebbe aspettato, si sarebbe aspettata una cosa di questo tipo. Dal primo cittadino anche un appello. Un invito a tutti i miei cittadini. Parlate se vedete delle situazioni complicate, delle situazioni dolorose, venite in comune, ditecelo. Le cose verranno trattate con la massima riservatezza, ma potremmo magari intervenire prima di arrivare a situazioni che speriamo non siano mai più così tragiche, ma che comunque possono essere molto dolorose, soprattutto per i bambini, ma anche per la mamma. I carabinieri hanno informato dell'accaduto sia la Procura per i minorenni di Milano che la Procura della Repubblica di Sondrio, che, vagliati gli elementi forniti dai carabinieri della stazione di Ardenno che hanno accertato i fatti, hanno richiesto al GIP del Tribunale un'ordinanza di custodia cautelare per tentato omicidio aggravato e tentata strage.